Buongiorno amici, stamattina ci siamo svegliati qui in mezzo al verde, ma non è un campeggio e neanche un'area sosta, è un piccolo parco cittadino che però è allestito con tavoli da picnic, bagni, un bagno solo, meglio che niente, acqua da fare il carico, non c'è lo scarico, ma soprattutto è gratuito e quindi sapete che questo a noi fa sempre molto piacere. Le cose a gratis. Stai già provvedendo a fare il carico? Sto provvedendo a fare il carico, però attenzione, devi aggiornare lo zanzarò. Io sto dito, te lo mangio un giorno all'altro. Devi aggiornare lo zanzarometro qua alle Scumins. Zanzarometro rapido e conciso, do stress. Vabbè, non siamo usciti per niente, cioè siamo arrivati ieri sera, ci siamo rinchiusi dentro perché era l'ora del tramonto, dopo aver fatto le dune dei Todosac, e siamo arrivati qui parcheggiati, neanche in bolla. Non è voluto nemmeno scendere a prendere Cunei per mettersi in bolla per paura delle zanzare. E siamo stati rinchiusi fino in questo momento. Uscendo da questo parco abbiamo visto che c'era da poter fare il carico dell'acqua, e quindi ovviamente che fai, te ne prive del carico gratuito? Siamo fermati, carico, e adesso proseguiamo per la giornata. Nel frattempo le zanzare si stanno già attaccando sul microfono della GoPro e sul cappellino nero della sera. No, sì, verdad? Sì, maldita, ce ne erano due. Il potable abbiamo già preparato, anche le bottiglie di scorta. Questo sì è anche un mezzo. Il cingon è il primo amore, non si scorda mai e non lo cambieremo, però sto qua che è davanti a noi, mamma mia, sta arrivando un Iveco 4x4 di francesi con una cellula bellissima, spettacolissimo, veramente spettacolissimo, toppissimo. Buongiorno. Staranno aspettando per fare il carico anche loro. Fantastico, ci vuole altro che scala per salirci. Bonjour, bonjour à vous. Oui. Hey. De che part de France vous êtes? On est du sud de la France, mais on est originaire de Bretagne. De Bretagne. Et vous, en Italie? Bon, ma femme est de Genova. Ah, Genova. Je suis de Toscana, de Livorno. Vous avez un camper qui est assez superbe. Hein? Buongiorno ufficiale. Ho capito, ma questi Quebecois, ma non parlano nemmeno francese, non si capisce niente quando parlano. Ma ora cosa c'entra col buongiorno ufficiale? Non ci ho dormito tutta la notte a pensare a quella lì che mi parlava. Cioè, parlate francese o non parlate? No, non parlo anche Quebecois. E allora dillo. Buongiorno amici da... Vediamo, da... Les Escumens. Les Escumens. Credo. Lo scriveremo nel sottotitolo. Peut-être. Se c'è qualcuno, qualche amico che è francese, eccetera, e ci corregge, siamo contenti. Noi accettiamo, anzi, siamo contenti se ci correggete, così cerchiamo di imparare. Però la pronuncia di ste parole qui veramente sono devastanti. Ogni va. Detto ciò, ogni va. Abbiamo dormito in questo parchettino bello. Tattico, direi. Sì. Parchettino tattico, a parte lo zanzarometro. Nell'attesa che il tempo migliori un pochino, perché anche stamattina c'è questo grigio così, tipo un po', tipo Padania. In realtà siamo venuti fino qua perché l'idea era di prendere oggi o domani il traghetto che passa sul fiume San Lorenzo, perché quello che avete visto nell'ultimo video invece era un affluente del fiume San Lorenzo per passare sull'altro lato del Quebec, quello che confina con il New Brunswick.
perché qua siamo sulla famosa strada 138 del Quebec, che va fino a un tot di chilometri più in là, però praticamente è una strada senza uscita. Dove finisce la costa del nord. Esatto. Ci spostiamo nuovamente in un'altra parte che non è proprio sui fiordi dove siamo adesso, per vedere se troviamo finalmente queste beluga. E come direbbero a Genova, queste belindi beluga. Scusami, Che non sono besughe, ma sono beluga. Beluga. Che poi anche quella parte lì dove vogliamo andare a vedere beluga, anche se sono sull'affluente del fiume San Lorenzo, in realtà è un fiordo anche quello, perché è il fiordo di Sacro Cuore, mi sembra di aver letto, e di Saguenay. Ah, ma tu parli français très bien. Ah, no, seulement un petit peu, mais le Québécois c'est très différent. Oui, très différent, l'accent. Je n'aime pas. L'accent delle Québécoises c'est très fort. Je ne comprends pas rien. You keep me wondering, is our love strong? Just like a love song, baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking, it's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it, or maybe just lovers, cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless, so no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor. Now put your loving on me. L'indecisione più totale negli ultimi due giorni se fare l'escursione per andare a vedere le belene, alla fine meno male che Nadine del Visitor Center ci ha confermato la nostra teoria, che non sono stati abbastanza convincenti in questi giorni a contarci le balle, che Nadine, prima persona sincera che abbiamo trovato da queste parti, che ci ha detto no, il n'y a pas la baleine maintenant jusqu'à août. Perché praticamente fino ad oggi tutti quelli nella quale ci eravamo fermati, tutti i visitor center o venditori di escursioni soprattutto, ovviamente ci volevano far credere che se ne vedevano proprio così. In effetti non è ancora proprio la piena stagione, mentre l'anno scorso erano arrivate presto, quest'anno sembra che fino a luglio, agosto non se ne vedranno tantissime. E quindi non andiamo a fare l'escursione per non rimanere delusi, perché vogliamo investire i nostri piccioli in maniera tale da passare delle belle giornate e fare delle belle escursioni. Quindi non diteci che siamo tirchi o che siamo parsimoniosi, eccetera, eccetera. C'è andata di lusso, perché in realtà ci saremmo incazzati veramente. 99,9 su 100 non avremmo visto assolutamente niente. Ci abbiamo visto lungo. Da gente di mare, da vecchi lupi da vecchio lupo di mare e da. Io sono la sirena. E da mezza lupacchiotta di mare, vi. Ci abbiamo visto lungo quando la gente ci ha detto: ah, un peu pas garantir que vous avez à voir, vous allez avoir le baleine. Ok, le je son fait. T'ho capito, mascherina, mi vuoi vendere l'escursione, ma non si vede niente. Tra l'altro anche questa escursione $126 a persona, quindi comunque. Qua i piccioli pensano che siano come bruscolini. Nel frattempo siamo arrivati nel punto panoramico e la bassa che più bassa. Strabassa non marea, si può. Strabassissima. E lungo il percorso proprio vicino al mare, l'amministrazione comunale ha organizzato anche dei punti di palestra all'aperto. Qui siamo alla stazione numero 3 e vedo già all'orizzonte qui un baldo giovane che sta facendo gli addominali, non contento del sentiero. Ma chi è?
Ah, però il DG te sta smuriendo. Ma che, guarda, operativissimo. Addominali con vista. Quindi cappuccino. Cappuccino freddo? Vaniglia francese. Cioè, praticamente granita di cappuccino. Sì, dai. Per te, perché io vado. Vado. Che brutto vedersi. Così, nel bel mezzo del sentiero, dopo il punto panoramico sul mare, abbiamo trovato un benzinaio facendo ritorno sulla strada principale. E cosa fai? Non vieni a far merenda? Anzi, non vieni a fare un aperitivo, visto che dobbiamo ancora mangiare? Che brutto colore la tua. Questo è Pêche Royale. Ok. Quanti suona romantico? Cos'è Pêche Royale? Va bene. Pesca reale. La granita piccola che abbiamo preso noi, $2.69, sempre canadesi. Voilà, les jets sont faits, rien ne va plus. Com'è il tuo? A me è buono, l'avevo già assaggiato anche l'altro giorno. Non è proprio come i caffè freddi che ci sono in Italia, magari, però un minimo, insomma. Però ti ghiaccia i polmoni, eh. Ultimo tentativo, poi io da qua non vengo via se non vediamo le Belin di beluga. Ci siamo spostati dalle Sescumen fino alla Baia de Santa Marguerite. Voilà, a côté de Portofino. Bonjour, ça va? Bien, merci. Vous parlez aussi un petit peu d'anglais? Ah, perfect. Okay, so let me ask you something. They told us that this should be like the area to see belugas. Is it true? They arrived, but in 1 month. They're not arrived. Oh, they're not here yet. No, not really. We are here and they are here at the moment. They don't. They will like go up, but in 1 month. In 1 month. Yeah, maybe 2 weeks, but. Now, nobody saw them in the bay. Okay. No, vabbè, ci siamo interrotti perché siamo arrivati all'ingresso di questo ipotetico parco nazionale quebecoise. Provinciale. Provinciale, sì, quello che è, insomma. Dove ci avevano detto di venire, siamo arrivati qui, la ragazza, come non so se si è sentito nella clip precedente, che la ragazza ha detto sì, sarebbe qui, ma non sono ancora arrivate quest'anno, arriveranno in 2 settimane. E diversamente giovane, sapete, fa tish, tish, tish. Come si dice sere? E sto decepzionato. Sì, non sbaglio. Demasiado decepzionato. Feeling trapped down on the floor. I don't know what for. Feels like I'm gonna lose. Silence takes a hold. I can't let it go. Chin up, no one knows. But I won't let the stormy seas throw me in open water. Let me have my peace. Nel bel mezzo dello sterrato, fermata improvvisa perché c'è un recinto con un sacco di alpaca dentro. E contrariamente all'altra volta, questo giro li vediamo tutti appena tosati e sono ancora più belli. Che magri che sono senza il pelo in confronto a quelli di un paio di mesi fa che avevamo visto, mi sembra che fossimo in Oklahoma. Ma piccoli loro! Sono appena stati dal parrucchiere. Piccolino, magrettino, ma che belle zampette che hai. Ha proprio appena tosati di fresco.
Voglio cercare di avvicinarmi di più perché ce n'è uno piccolissimo appena nato lì che dorme nel recinto. Deve essere la mamma che mi sta tenendo d'occhio. Fantastici. Dai che cammina. Incontro più bello di questa grigia giornata. Torniamo sul cingone perché altrimenti Ale mi dà per dispersa. Siamo un po' demoralizzati perché abbiamo fatto di nuovo un tot di chilometri, siamo arrivati qui e per l'ennesima volta non riusciamo a vedere quello che volevamo vedere, quindi ne approfittiamo, visto che comunque non abbiamo neanche mangiato, ci fermiamo in questa bella area di sosta e ci facciamo qualcosa da mangiare. Menù di oggi: pasta e zucca, menù dei poveri. Lo so che la sua morte della zucca sarebbe il risotto, ma ho scelto di fare la pasta perché ci vuole di meno a cuocerla, giusto? Papa time! Come i bambini. Papa, 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 papa! Un altro pranzone stellato. Comunque, questo che farà da pranzo, cena, colazione, merenda, qualsiasi cosa, perché è l'unico pranzo del giorno, è l'unico che rimarrà. Pasto del giorno? Lo dobbiamo fare dentro. Perché? Perché? Indovinate perché? Perché qualsiasi ora del giorno sia, non si può stare fuori perché c'è pieno di zanzare. E quindi zanzariera a manetta, tutto chiuso, oblò aperto ma con zanzariera. Si mangia dentro. Oggi abbiamo parlato con una coppia che veniva dalla Nova Scotia qua e ci hanno detto che in Nova Scotia, teoricamente, perché ormai non ci fidiamo più di nessuno, teoricamente la situazione zanzara è molto migliore rispetto a qua. Speriamo. Perché veramente, cioè, non se ne può più. Brava Sere. Speriamo che la zucca della pasta non sia dura come la mia zucca. Altrimenti andiamo malissimo, perché la Serie dice che ho sempre la testa dura, la zucca durissima. E che ci vuoi mettere poco formaggio perché fa venire la testa dura? Sì, il formaggio, il mio nonno mi ha insegnato che troppo formaggio fa venire la testa dura, va bene? Oh! E io, ai consigli del mio nonno, di quelli che mi ha dato il mio nonno, buonanima, ai tempi dei tempi, li seguo. Accampato fino a 84 anni, tranquillo, facendosi gli affari suoi e mangiando poco formaggio perché faceva venire la testa dura. Soprattutto facendosi gli affari suoi. Suoi, l'ho detto. No, dico, è per quello che ha campato 100 anni. Io te lo dico sempre, fatto i bip tuoi che campi 100 anni. Perché io mi faccio bip di quell'altri? Magari delle volte, io te lo ricordo. Pazienza. Siamo in fuga dagli incendi, in fuga dalle zanzare, in fuga dal fumo. Riusciremo a scappare da tutte queste cose? Riusciremo a trovare ancora bellissime giornate come quelle che piacciono a noi per poter approfittare di questa bellissima natura? La fuga continua.
Gli incendi in questi giorni si trovano proprio posizionati a nord-ovest, qualche centinaio di chilometri rispetto alla nostra posizione. E appunto, siccome il vento arriva proprio da quella direzione, è per questo motivo che il cielo qua è diventato tutto grigio giallastro e anche il sole ha questo colore veramente malato. Dove ci porterà questo traghetto? Chi lo sa lo scriva nei commenti. Pagato abbiamo pagato, quindi non si torna più indietro, eh? Quel che fatto è fatto. Vabbè, un'oretta e mezzo, voglio dire, sembrava andare all'Elba quasi, veramente. Sei mai visto un traghetto dove paghi una volta che sei sopra? Se poi a non fiducia! Ti passa, se non fiducia. Ti passa la carta, scaricano tutto per farti scendere. Secondo me lasciano, si tengono il cingon, si tengono, se non perché il pagamento è abbinato al mezzo e quindi magari si tengono il cingon. Cingone qui sotto, tutto sotto controllo, mai avuto una visione così dall'alto come questa, tutti i dettaglini dei nostri pannelli, fili, cavetti, oblò, cose varie da controllare, tutto a posto, sebbene molto sporco. Infatti il dettaglio ti deve dire che ti devi dare una mossa e devi dargli una pulita ai pannelli, perché lo sai che te sei l'incaricata della pulizia dei pannelli, eh? Almeno so. Quella. Almeno quella, faccio tutto io. Cioè, facciamo a cambio, io pulisco pannelli e te svuoti la cassetta delle meraviglie. Il traghetto è per scappare letteralmente da questa zona di incendi, questo cielo giallo che avete visto fino adesso, dovuto a tutti i focolai che ci sono qui intorno in questa zona del Quebec. Quindi io lo chiamerei proprio il traghetto della fuga dagli incendi. Speriamo. Speriamo che dall'altro lato ce ne siano meno, perché altrimenti, più che altro perché se da un giorno all'altro poi chiudono qualche strada come c'era successo l'anno scorso in Alaska, non potevamo neanche più arrivare a prendere il traghetto per andare via. Senti, ma secondo te questa gente qui che è dietro di noi vuole uscire sui nostri video su YouTube, che sono sempre lì dietro, voglio dire, che stanno a guardare, a aspettare per vedere sono di farci cismosi, vedere. Sono cismosi. Ma non l'hanno mai visti due YouTuber professional come noi che si registrano da soli e che parlano alla GoPro? Guarda,
Forse vuole passare semplicemente dalle scale. No, secondo me forse vuole farci una fotografia perché sa che siamo famosi. Un'ora e mezza di traversata, siamo già arrivati. Siamo dall'altro lato del fiume San Lorenzo e quindi questa traversata ci ha permesso di attraversare il fiume e di arrivare sull'altro lato del Quebec. Però sembrerebbe che ci siamo lasciati alle spalle gli incendi e questa già è una buona cosa. Il cielo infatti da questo lato è molto più chiaro.